La settimana a Montecitorio. Nella settimana dall'8 al 12 aprile, l'Aula della Camera ha approvato due provvedimenti. Il primo, di iniziativa governativa, su cui le opposizioni si sono astenute, semplifica alcune procedure e adempimenti, anche in materia di successione ereditaria, per enti e associazioni, abbassando ad esempio i limiti oltre i quali è obbligatorio nominare un organo di controllo e un revisore dei conti. E istituisce il 9 aprile di ogni anno la Giornata Nazionale dell'Ascolto dei Minori. Il secondo, invece, inserisce i costi di produzione sostenuti dal fornitore tra i criteri utilizzati per determinare i prezzi dei prodotti agroalimentari nei contratti di cessione, prevedendo anche campagne informative presso i consumatori sulla composizione e formazione dei prezzi stessi. Il testo contiene una delega al governo a disciplinare le filiere che rispettano alcuni parametri di qualità e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Approvate poi alcune mozioni per la revisione della tassazione europea delle emissioni di carbonio, estendendola anche ai prodotti finiti importati da paesi extracomunitari e per la lotta al precariato e la riduzione del costo del lavoro. Avviata poi la discussione generale della leggina che impedisce alle associazioni religiose di cambiare destinazione d'uso ai locali in loro possesso senza rispettare i criteri di compatibilità urbanistica ed edilizia, che verranno individuati con un decreto ministeriale, che in settimana ha avuto il via libera definitivo della Commissione Ambiente. Mentre la Commissione Bilancio ha trasmesso all'Aula il decreto che prevede misure per l'attuazione del PNRR. Servizio realizzato dall'Agenzia 9 Colonne.